nel contratto part-time ciclico verticale la copertura economica nei periodi di chiusura del lavoro, del luogo del lavoro, non esiste. E di conseguenza, se abbiamo fatto una legge, rendiamola effettiva, perché se no è una presa di giro. Che cosa succede quando è facoltativo e non obbligatorio per il lavoratore? Unito al Jobs Act, il datore di lavoro manda via chi vuole, senza regole. È la liberalizzazione massima, sarebbe selvaggia. Siamo qui per tentare di sensibilizzare la politica, il governo, perché questa sarebbe una iattura, una sciagura che cade sulla testa dei lavoratori, a detta di alcuni nostri delegati, poveri. Poveri perché stanno all'interno di contratti mal pagati, sottopagati, sempre legati a un filo. Clausola sociale riguarda anche le cooperative sociali. Certo, soprattutto le cooperative sociali. Prevale anche sulla qualità, perché la cooperativa entrante potrebbe non riassumere il personale che magari lavora nei servizi da 20-30 anni. Le cooperative sociali hanno appunto questo fine del sociale, dunque i rapporti tra le persone, tra chi ha bisogno di quel lavoratore e di quella lavoratrice. Senz'altro, ho centrato proprio il punto, insomma, bisogna ritornare alla relazione, sempre più importante. Non solo clausola sociale, ma anche il fondo per il part-time. Sì, è un fondo di sostegno che è stato approvato dal decreto legge sulla legge delega del governo. Hanno stanziato 30 miliardi proprio per prevedere per questi lavoratori part-time verticali, che hanno un periodo in cui lavorano e un periodo in cui sospendono la propria attività, di poter accedere ad un sostegno. Quindi la sollecitazione che faremo al prefetto è quella di incentivare il Ministero del Lavoro a mettere in campo il percorso per poter accedere a questo sostegno. Negli appalti c'è soprattutto un gran numero di donne. Siamo quasi esclusivamente donne. Il 90% ha contratti di poche ore, anche di 2 ore giornaliere. Per ciò che riguarda la clausola sociale, non voglio pensare che quando si arriva ai cambi d'appalto in un settore di lavoro povero si vada addirittura a mettere in discussione il mantenimento del posto di lavoro. Questo preoccupa, perché comunque siamo delle lavoratrici che si lavora da più di 25 anni in questi ambienti. Quindi ci ritroviamo sempre più precari, con gli anni che avanzano, senza contare che ci sono dei salari veramente bassissimi. L'obbligatorietà di questa clausola permette, in caso di cambio d'appalto, che i posti di lavoro vengano mantenuti. In un settore come il nostro, in cui la deregulation è la regola, spesso lo stesso contratto nazionale non viene rispettato. Il paradosso è che abbiamo provato a fare una contrattazione collettiva per 6 anni e mezzo, adesso ci hanno portato via anche il tavolo, una condizione che riguarda non solo noi del settore, ma tutti quelli che sono legati agli appalti.